Bentornati amici di ristonews.com a questa nuova puntata di Risto Idea. Oggi vi mostriamo una farcitura molto molto appetitosa. A realizzarla per voi Renato Pancini, il tecnico dell'azienda Molino Gatti. Ben ritrovato Renato. Ciao Angelica. Renato, oggi prepariamo la pizza Diavolo Bianco. Bene. Cosa occorre per questa ricetta? Allora, innanzitutto occorre una pallina di impasto ottenuta con metodo polish, utilizzando farina senza additivi e la vecchia macina del Molino Gatti. Ho scelto questa farina tipo 1 perché preserva tutti gli aromi e i profumi del grano e perché rende la pizza più croccante e digeribile, perché è ricca di fibre. Poi ci occorrono mozzarella, useremo il fior di latte Mugella del caseificio Palazzo, del porro stufato, della pancetta affumicata, un pesto di aglio e basilico e dei filetti di peperoncino tostato. Quindi questa ricetta è particolarmente saporita grazie alla pancetta, al peperoncino, che ad accogliere questi ingredienti dal sapore deciso c'è la mozzarella fior di latte Mugella. Mugella è fatta artigianalmente in Puglia, esclusivamente da latte pugliese. È indicata per la pizzeria perché ha una struttura fibrosa e una consistenza morbida e leggermente elastica. Ha un'ottima resa sulla pizza e ovviamente un sapore delicato di latte fresco che rende la pizza ancora più gustosa. Renato, quindi ora iniziamo a stendere il nostro disco di pasta e a farcire la pizza. Ecco qua, usiamo sempre il rispolvero di semola di riso del Molino Gatti. Andiamo a lavorare il nostro disco di pasta. Ecco, andiamo subito, come vediamo il bordo subito si presenta molto bene. La caratteristica principale della semola di riso del Molino Gatti è che non attacca l'impasto e soprattutto non brucia nel forno. Quindi ora passiamo alla farcitura. Passiamo ad infornare la nostra pizza per qualche minuto nel nostro forno che ricordo firmato Morello Forni. La nostra pizza è cotta ed eccoci qua. Andiamo a finire la farcitura. Ha un profumo davvero delizioso. Amici pizzaioli, vi abbiamo mostrato una farcitura pensata per gli amanti dei sapori intensi. Provatela anche voi. Alla prossima. Ciao Renato. Ciao.